Ciao ragazzi, in questo video invece rimanendo sempre nel mondo audiotecnica vi presento un'altra testina però di tipo MC che è la ATOC 9XEN. Essenzialmente, vabbè, fa parte della serie OC9 e essenzialmente capiamo un attimo che tipo di stilo è. È lo stilo ellittico nudo, quindi appunto siamo già su una testina con una certa ricercatezza all'interno, non dico dell'intaglio, però nella costruzione. Un peso che nonostante tutta la scocca sia in alluminio, eccetera, un peso non eccessivo perché siamo appena sotto gli 8 grammi, parliamo di 7 grammi e 6. Una testina abbastanza dura che necessita quindi di un braccio non troppo leggero, medio pesante. E però ecco appunto è una testina che si prezza appena sotto i 400 euro, siamo tra i 350 e i 370, se non sbaglio a ricordare, appunto, che cosa la differenza rispetto all'altra testina di cui abbiamo appena parlato pochi giorni fa? Essenzialmente, se la 740 era una moving magnet, questa è una moving coil, quindi a muoversi grazie al movimento del cantilever non sono più i magneti che rimangono incollati, mentre invece sono le bobine. Le bobine si muovono, hanno bisogno ovviamente di un preamplificatore un po' muscoloso che vi gestisca le MC, perché la potenza d'uscita è veramente bassa. Volendo, potete anche pensare ad accoppiarla anche a un trasformatore d'uscita e quindi dotarvi magari di un amplificatore fono non particolarmente muscoloso, però appunto essenzialmente cerchiamo di capire un attimo quale trasformatore, perché non basta un trasformatore qualsiasi. L'impedenza di uscita della testina si parla di circa 12 ohm di impedenza di uscita, quindi è praticamente necessario avere un consigliato appunto un trasformatore, comunque un ingresso MC con almeno 100 ohm di impedenza d'ingresso, ma una cosa che mi viene da dire, aggiungere a livello di trasformatore, la cosa importante è che abbia circa quei 2 Henry di induttanza d'ingresso, non sono proprio due, si viaggia da 0,7 a circa 2, 1,99, una roba del genere a livello di induttanza, ma per avere comunque una risonanza molto bassa, compresa tra gli 1 e i 2 Hz. Però appunto, come capite, una cosa è fondamentale, non dire vabbè, ci butto questo. Il trasformatore ha comunque tutto un livello di complessità, diciamo, di ragionamento, perché se le possiamo mettere su qualsiasi ingresso, perché praticamente al di là della capacità di ingresso, il resto è standardizzato. Ecco, con le MC questa standardizzazione non c'è, non esiste. E diventa importante proprio non solo accoppiare la buona testina a buon braccio, che vadano bene assieme, ma serve anche, se volete un trasformatore, aggiungere un livello successivo di ragionamento. Una testina che è MC, che vi permette sicuramente di entrare in questo mondo più complesso dell'ascolto del disco nero,
però è caratterizzata da una caratteristica importante del suono, data dall'intaglio ellittico. Personalmente non amo i tagli ellittici, quindi appunto prendete questo come informazione di base, perché è non dico il contrario del microline, ma è l'inizio, in realtà, l'ellittico degli stili line contact, chiamiamolo l'inizio, anche se non è propriamente un line contact, perché comunque va a aumentare la superficie, l'area di lettura rispetto all'intaglio conico o sferico, proprio grazie all'utilizzo di due raggi. E l'intaglio ellittico, tuttavia, ha un bellissimo basso che credo sia la parte più bella anche di questa testina, proprio un basso molto dettagliato, potente, preciso, molto dinamico. Dall'altro, la gamma alta ne soffre un po', non è così raffinata, precisa, è un po' debole. A me piacerebbe avere qualcosina in più, un po' più brio in gamma alta, come persona mi piace così, mentre però se preferite un suono morbido, ecco, sicuramente l'ellittica è un sine qua non, essenzialmente, da cui non si può molto poi dopo, come dire, sfuggire. Però appunto c'è un modo in realtà per arginare l'effetto ellittico, cioè usare una curva RIA un po' imprecisa, ma questo tutte le altre curve, nel caso siate dotati di appunto non solo fono, che hanno anche, che ne so, la Decca piuttosto che la Columbia, la Angel, eccetera, eccetera, ma hanno anche le Nansed, quindi cosa fanno i phon enhanced? Aumentano leggermente la gamma alta, quindi escono dagli schemi, escono dallo standard e inseriscono un qualcosa. Credo che appunto inserire un qualcosa di enhanced con questa me l'ha fatta apprezzare tantissimo, proprio perché ha recuperato la gamma alta ed è diventata appunto precisa, comunque luminosa, ariosa, mentre invece appunto se non ci fosse stato questo enhanced sarebbe stata un'ellittica tra le tante di cui ne avrei parlato bene, però chiari, come tutte le ellittiche, sappiate che ha questa caratteristica, quindi anche qua dovete scegliere un po' il sistema analogico, capite bene che va scelto in un suo complesso in base a quello che avete intenzione di prendere e migliorare, perché altrimenti diventa un po' una cosa come si fa su Facebook, diventa io ho questa e sono, come dire, un po' più figo di voi. In realtà è molto meglio un ragazzo che ha speso 50 euro in una testina perché di più non poteva, che è una persona così che vuole farsi vedere, perché se lo scopo è ascoltare musica, indipendentemente dall'intaglio, l'importante è che piaccia a chi ha acquistato all'interno, ovviamente, del proprio budget. Quindi, appunto, se pensate che un suono morbido, anzi, se sapete, perché stiamo parlando già di un po' di soldini, se sapete che il suono morbido è quello che cercate, questa MC è assolutamente valida. Altrimenti, se il suono morbido non vi piace, però avete quel budget che è questo, 350 euro circa, Audio Technica, piuttosto prendete una MM che chi vi viene a dire che la MC è migliore, più osa, essenzialmente sta solo cercando di fare un discorso a livello tecnico senza considerare il livello musicale, perché Audio Technica, piuttosto, se avete questi
questo budget andate a prendere una VM700 in dotazione con lo stilo Microline, piuttosto che magari trovate in offerta lo Shibata o il line, line, non line contact, il special line contact, e camperete assolutamente più felici rispetto a una testina dove magari sì, ok, avete l'approvazione di un gruppo sociale, ma non quella delle vostre orecchie. Mettete al primo posto le vostre orecchie e farete tantissimi ascolti divertenti e divertendovi. Detto questo, vi parlerò prossimamente, appena finisco di ascoltarla, di un'altra testina, sempre audio-tecnica e sempre di questa serie. Al prossimo video, ciao ciao!